niente. No. Volevo dirti che quando hai detto della fisarmonica, Matteo ha esultato perché ha detto: lo porto. Anche tu suoni la fisarmonica? Cominciamo. Tutte e due fate il casting. Andate a fare un provino da. Suonavo i bassi solo, perché non vedevo la tastiera. Non riuscivo a guardare la tastiera. Quindi suonavi solo i bassi della fisarmonica. Perché ho studiato il contrabbasso. Ah, ecco perché. Mamma mia, che bello. E che valzer era questo che stavi facendo? Divagando. A 5 anni questo. Poi crescendo. Con una mano sola. Poi crescendo. Essendo. A 8, ad 8 ad esempio, che cosa vorresti fare? Non so, io chiedo, su qua. Cioè, no. No, non mi ricordo. No, va bene. Che c'è? La prima uscita come orchestrale. Frazione Tripoli in Solero. Ma se tu vedi il tuo errore, tu devi solo dire Tripoli, basta. Sei nel giusto. Di importanza. No, Tripoli, dice l'osteria, anche in Libia c'era un gol. Ecco perché Solero dicono che vedono il mare. Perché passettano lì. E tu il primo spettacolo te lo ricordi? Il primo spettacolo non si scorda mai. Così va di pochi? Sì, ho fatto i pochi. Il primo spettacolo con Dolphus e Company all'epoca. Come? No, con Dolphus. Sì. Dolphus è il primo maestro. Il primo spettacolo è stato uno spettacolo su tratto da. Adesso finisco. No, ho guardato maleducatamente come era, perché a un certo punto chiudiamo. Il primo spettacolo è stato quando avevo 5 anni. È uno spettacolo tratto da Bertolt Brecht, niente di nuovo, niente di vecchio sul fronte occidentale, una cosa di questo genere. Niente di nuovo sul fronte occidentale? No, sì. Ecco, no, non ma era però, anche di sì. Quasi. Quello, sì. Però il titolo originale non me lo ricordo, originario non me lo ricordo più. Come hai deciso di fare? Ed l'attore? Ero insieme a Ferruccio Riposi. Ah, grande Ferruccio, che è stato molte volte ospite da noi. Poi il primo spettacolo da professionista con la compagnia che avevo prima, che è il Teatro del Rimbalzo, che avevo fondato. Il primo spettacolo è stato fatto a Fubine, giù, nell'86. Abbiamo fatto tanta beneficenza in quel paese. Con Venere, con Boccasso. E mi ricordo che c'era la neve, dovevamo portare le scenografie in quel teatro che c'era, perché usavate prima. La casa del popolo di Fubine. Che si scendeva con la scala e con la neve, insomma. È stato il mio nostro. Che stagione era, per sapere? No. E invece la coltelleria Einstein quando nasce? La coltelleria Einstein nasce con un. Nasce perché abbiamo vinto un premio nazionale come nuovi comici, io e Donata, ed era uno spettacolo di movimento con pochissime parole, che poi questo pezzo che poi è diventato La casa automatica, dove è la storia di una coppia sempre con elementi di movimento contemporaneo, insomma mimica non classica, insomma. Sulla quotidianità con degli elementi comici. Uno di questi pezzi ha vinto un premio nazionale di comicità con Patrizio Roversi e Susi Bledi, che poi ci hanno fatto entrare nella loro compagnia. Siamo stati anche a Maurizio Costanzo Show e da Pippo Baudo con questo. Cioè, sei stato a Costanzo Show e poi sei venuto al Salotto del Mandrone. Buona domenica, non al. Ah, ecco, volevo dire, perché noi gli ospiti del Costanzo non li perdiamo. Dopo una domenica sì, buona, per carità. Costanzo, poi. Siamo stati ospiti di Pippo Baudo, di Enza Sampo. Orca! Bello! Due o tre secoli fa. Bello! Sì, era un pezzo che aveva successo e era la storia di due innamorati che si incontrano in una panchina con gesti molto ripetitivi e con della musica moderna, Tom Waits. È difficile fare, perché un conto, sai, i dialoghi, le parole, la battuta, va bene, ma fare ridere con il mimo e con pochi elementi come fate in alcuni vostri spettacoli, perché altri sì, sono assolutamente parlati, ma è complicato. Non è complicato,
non è né complicato né non complicato. Quando uno incomincia a lavorare e fa delle scuole di movimento, mimo, mimo classico, mimo contemporaneo, espressione corporea, poi pian piano acquisisce intanto la tecnica. Dopodiché io ho fatto degli studi complessi, lunghi, sulla comicità, perché la comicità parte da un sacco di antenati, per esempio il clown, non quello del circo, ma il clown che sì, anche quello del circo. Il clown, per esempio, ha la caratteristica dell'ubriaco o del bambino. Il clown fa delle cose che sembra che, insomma, inciampa, cade, fa la capriola, come se fosse una cosa naturale, insomma. È comico senza voler essere comico, no? In un certo senso, anche se lui chiaramente lo sa. La stessa cosa vale per tanti altri elementi di comicità. A forza di lavorare su questi elementi della comicità gestuale, pian piano ho incominciato poi insieme a Donata anche, ma prima ancora ho incominciato a pensare dei gesti, delle situazioni che non fossero banali e che seguissero. La comicità è qualcosa di geometrico, di matematico. Intanto il linguaggio comico deve essere capito da tutti, perché se no non fai ridere, no? Quindi poi qualche comico può piacerti più o meno, qualcuno dice, certo, che delle fesserie o meno, però tu devi sapere che il tuo messaggio deve arrivare a tutti, quindi è un linguaggio comune, c'è un codice che è in comune, quindi quella è la base su cui lavori nel momento in cui fai qualunque tipo di comicità, che sia la battuta di parole, che la battuta di che è il movimento comico, la scena comica. E poi vabbè, io sono stato un grande amante di Buster Keaton, che era questo comico appunto senza, che non parlava, che era contemporaneo di Charlie Chaplin, altro grande insomma comico del movimento, diciamo così. E dopodiché incomincia a pensare e chissà da dove vengono, a forza di allenarti e fare tante scene di movimento. Nella scena in cui che facevamo noi c'era un incontro che però dovremmo farlo vedere per spiegarvi quali sono gli elementi. Comunque c'è un lavoro di ricerca dietro molto, sì, molto significativo. Sì, esatto. Cioè, abbiamo capito che non si improvvisa. Cioè, io adesso ho fatto quella roba lì del bicchiere, ma vado a casa e mi alleno tutta la. E poi quello, la prossima volta che ci vediamo. Sì, ma per esempio, se io. Ciao mamma, ciao. Questo è un tormentone, no? È un po' assurdo, però dopo un po' di tempo uno ci ride sopra, insomma. Certo. Un piccolo esempio dove un gesto anche quotidiano ti è utile per fare comicità, no? La comicità è una deviazione dalla norma, no? Se io mentre parlo faccio. Buongiorno signori, oggi vi parlerò della scienza, dello studio dell'agrovoltaico, per esempio. Ecco, questo è un elemento che devia, no? Perché quello da, che parla dalla regolarità, chiaro. Se io appunto oggi vi parlerò, pronto, sì, devo parlare. Ecco, sono degli elementi che spezzano la normalità. La comicità è questo, spezza la normalità, come la persona che cade sulla buccia di banana, certo, e via dicendo. Giorgio Boccassi, siamo pronti alle elezioni.